Questa volta per l'Air Basket Termoli abbiamo il super capitano, 10 anni di presenza qui in questa società. Ormai lui è termolese, diciamo termolese d'adozione, ma non solo, ma è proprio quello che rappresenta in un toto questa squadra, perché ne ha viste tante passare sotto il fiume come acqua. Allora, però adesso sei qui anche in altra veste, non solo, è un'altra responsabilità, oltre quella di una grossa novità. È una grossissima novità, ce la vuoi raccontare tu? È nato il mio primo figlio, Vincenzo, con una ragazza di Termoli, Gilda Aldorati. È nato il 19 ottobre, un bambino bellissimo di 3,4 kg per 52 cm. Già l'abbiamo tesserato, è sicuro, sicuro che farà il giocatore di basket. Quindi allora, una volta che non ti vedremo più a te con i pantaloncini, c'è già la maglietta pronta, prende lo stesso numero. E questa è una buonissima notizia sicuramente. Bene, questi tanti auguri da parte nostra, a te, a signora Gilda, al piccolo Vincenzo, un bacione. Abbiamo visto già in foto che è già predisposto per quello che hai detto. Bellissimo. Tu. Quindi va bene così. Però adesso c'è anche un campionato che sta andando alla grande, 3 partite, 3 vittorie. Io purtroppo all'ultima non c'ero, purtroppo un parolone, perché sono andato a prendere in ospedale la mamma e il principe. Sì, siamo a 3 vittorie consecutive. E quest'anno abbiamo iniziato il campionato, a differenza degli ultimi 2 anni, con il piede giusto. La squadra, cioè, ci alleniamo molto intensamente, la squadra risponde bene, per il momento è andato tutto alla perfezione. Adesso domenica affronteremo Torre dei Passeri, che al momento è a secco di vittorie, credo, e prima partita in casa, quindi ci aspettiamo un pubblico molto caloroso. Dobbiamo dare pure il benvenuto a Vincenzo, quindi questo è un appello a Massimo Ditella, e vi aspettiamo numerosi al palazzetto, che sarà... Silvio, dall'alto della tua, diciamo, esperienza maturata in questa società, io ho, almeno dal di fuori, ho notato che c'è qualcosa di differenza in più, positiva naturalmente. Tu che cosa stai vedendo di differente dagli altri anni, che non è che disconosciamo, per carità, però quest'anno sembrerebbe proprio che ci sia qualcosa in più? Quest'anno, non per screditare gli altri allenatori, c'è un allenatore che mette le cose molto più in chiaro, ha allestito una squadra, penso, a sua immagine. E quindi ognuno ha il proprio ruolo, siamo tanti, giovani e meno giovani, quindi credo che siamo coperti in tutti i ruoli, siamo 10 reali che possono giocare, quindi c'è molto, rispettano, ognuno rispetta il proprio ruolo. Devo dire che per il momento il merito è molto dell'allenatore, ed è stata allestita una buona squadra, completa in tutti gli aspetti. Del resto, allora, voi in pratica avete giocato 3 partite, tutte e 3 fuori casa. Sì, credo che le partite più dure, almeno da quello che si legge dai tabellini e i risultati delle altre squadre, siano, oltre a noi, Vasto, Chieti e Teramo, salvo altre sorprese, quindi dovrebbero essere quelli i big match. Gli obiettivi dichiarati quali sono? Perché la società mi sembra che... Lo devo dire. Scaramanzia, dobbiamo fare un bel campionato, vediamo, dobbiamo fare un campionato. Ci dobbiamo leggere tra le righe. Sì, insomma, sì. L'obiettivo è unico. Va bene così, siccome ti stanno aspettando. Grazie del pensiero, e vi aspettiamo tutti domenica al palazzetto, numerosi, alle 18 contro Torre dei Passeri. E non dimenticate che poi il mercoledì successivo, 1° novembre alle 18, ci sarà un'altra partita in casa, perché comunque rigiocheremo infrasettimanale. Bocca al lupo, crepi. Un bacione a Vincenzo, grazie. Un salutone alla signora Gilda, alla bellissima mamma, bocca al lupo per tutto. Grazie mille. È un po' lunghetta per i social. 4 minuti per noi non è un... no, vabbè, intervista così, sì, però come...